oggi siamo senza luce e quindi Alice vuole farvi vedere il suo gioco preferito. Ciao! Saluta Alice! Ciao! Il suo gioco preferito è Animal Crossing. Noi abbiamo la Nintendo Switch Lite, che è comodissima. Però, a differenza della Nintendo Switch, non può essere collegata al televisore. Oggi Alice vi farà vedere la sua isola. Dai Ali, facci vedere, questa è casa nostra. Questa è casa nostra con i giardini. Qui ci ha messo i bambù, che ancora non crescono, il tubo dell'acqua e altri alberi. Poi, accanto alla mia casa, c'è un orologio che dice che ora è. Qui ci ho messo un tavolinetto con una rivista e il negozio, la bottega di Nook, la questa. Bottega di Nook, ok, dove si prendono le varie cose, sì. Si vendono, ok. Di qua ci ho fatto un mini parco giochi carino con la parete, quella lì, sì. Si può salire o no? No, è solo per bellezza, sì. Ok. Qui ci ho messo delle impronte, okay. Che l'ho messa in tutti i posti. Ok. Poi? Qui ci ho messo un posticino per andare dall'altra parte. Mm-hmm. Che vediamo dopo. Sì. Ora vediamo accanto a casa tua che c'è dall'altra parte. La casa di Trottolo. Oggi è nuvoloso il tempo. Sì. E ho messo da una parte le erbacce. E da un'altra parte i fiori. Di qua invece a casa di Nini, la sua, ho messo solo fiori. Che fa Nini? Yoga? Che cos'è? Sì, yoga. No, fa yoga, carina. Ok, poi andiamo avanti. Andando di qua. Da notare quanti fiori abbiamo messo. Infatti li vorrei togliere e metterli per bene. Ma sono carini, c'è tanto vento oggi. Okay. Andando qui ci si trova il centro servizi con due cespugli. Qui... Una novità sono questi palloncini meravigliosi. Sì, questi sono i palloncini che mi hanno dato con il nuovo aggiornamento dei fuochi d'artificio. Carini. Qui poi c'è l'aeroporto. Dove si può andare, sì, per andare in altre isole. Nelle varie isole, sì. Ok. In sottofondo sentiamo Francesco, ok? Qui ho messo una fontana nera e una fontana bianca. Sei d'accordo, Franci? Sì, ok, vai. Qui ho messo dei fiori. Belle le fontane di due colori, mi piace. Non sono molto centrate, ma va bene. Questo è il viale alberato. Sì, che porta alle sorelle Goffino. Ah, ok, che è un negozio di vestiti. Sì. Okay. Poi spiaggia. Qui in spiaggia ho messo degli animali marini, uh-huh, e un fenicottero che credo che lo vorrei spostare. Ah, però è carino, qui sono due alghe. Due alghe e qui ci sono un po' di cose sparse. Uh-huh. Delle palme. E qui avevo un po' decorato la spiaggia. Carino, particolare. Ok, ora andiamo dall'altra parte dell'isola. Qui c'è la spiaggia, ci ho fatto due entrate. Con la siepe? Okay. Sì, perché io ne ho tantissime. Mm-hmm. E ho fatto diversi posti, questa spiaggia è quella che ho decorato di più. Mm-hmm. Ho messo una bancarella e... Di qua... Tutti i pezzettini di stelle, sì, cadenti anche. Sì, per decorarla di più. Uh-huh. Di qua invece ci sono due sdraio. Due lettini. Sì, uh-huh, due lettini, okay, per riposarsi. Una piscina, un salvagente e... Tutte stelle e conchiglie. Sì. Ok, andiamo dall'altra parte dell'isola? Sì. Andando di qua, mamma ha decorato un po'. Ha messo un po' di cose così. Questo è per guardare le stelle, mentre si mangia. Di qua invece io ho fatto un bar anni 50. I tavolini sono fuori. Con i tavolini. Ok.
Qui dovevo toglierla perché avevo fatto prima una zona relax, che poi ho tolto perché non mi convinceva molto. Ok, facciamo. Oh, sali il mio ponte preferito, il ponte il giapponese. Il ponte giapponese. E andiamo dall'altra parte dell'isola. Allora, okay. Qui c'è il museo che si è ampliato. Grazie a me. Grazie a mamma. E il ponte. Un altro ponte. Che porta nell'altro pezzo che avevo fatto vedere. Qua c'è una fila di alberi. E un percorso che manda ad una cascata, okay, e ad una rampa. Qui ci sono i fiori. Che è la zona matrimonio? Sì, la zona matrimonio che ha fatto mia sorella. Bello. E di qua un altro posto che ancora è da decorare, però ci sono molti fiori. Qui vicino alla zona matrimonio, che c'è? Ho messo dei fiori che volevo continuare a mettere, per metterli tutti in fila e per bene, perché ne ho tantissimi. Sì, direi, questi vanno sistemati un po'. Sì, qui okay, ho messo altri alberi e la zona campeggio. Qui è un po' vuoto però, bisogna metterci qualcosa. Ok, saliamo al piano superiore, ora andiamo da quest'altra parte. Sì, dove ho fatto, cioè avevo visto, avevo preso spunto. Da un video? Sì, e ho deciso di fare una forma. Carina. Poi, di qua ci sono le cascate di prima e la zona bambù. Ah, bello, tutta una zona di bambù con il fuoco. E di qua ho messo una cosa che a me piace tantissimo. Che cos'è? È una cosa, non ha proprio di ossa, non, vabbè, una cosa non ha proprio una cosa che non ha proprio un significato. È un po' particolare. Okay. Di qua c'è la spiaggia che ho decorato tutta. Con i lettini, la piscina, le mie spiagge, la piscina. Sì. Ok, particolare. Perché i lettini si chiamano lettini da piscina. Ok. Di qua sugli scogli mia sorella l'ha decorato un po' come un laboratorio scientifico. E andando sopra ci sono molti bambù. E di qua si sta costruendo una rampa che è molto costosa. Ok. La rampa serve a salire senza scale, giusto? E qua ci sono i fiori che volevo vendere perché già ne ho tanti e ho pure pochi soldi. Sono belle le rose viola, Poi qui abbiamo sì, scendendo sotto ci sono sempre dei fiori perché nell'isola è tutta piena di fiori. Altre case, la zona compleanno. Sì, la zona compleanno. Bello. E altre case. Ok. Poi il museo che troviamo? Ah, un'altra piscina. Che ci hai messo dentro? Dentro non è proprio una piscina, questa è proprio fatta la piscina per il pesce? Sì, è uno squalo balena. Ma l'hai messo tu oppure c'era già? L'ho messo io. Oh mio Dio. Che poi lo dovrei vendere perché costa molto. Ma povero. Liberiamo. Poi qui ci ho messo il sacco della spazzatura con delle ruote e la spazzatura. Okay. Qui c'è la casa di un altro abitante e qui altri alberi con un'altra casa. Okay. Qui la spiaggia non è molto decorata, infatti dovrei decorarla di più. Mettere un po' in ordine. Sì, di qua ci sono dei peluche. E di qua invece avevo messo uno scheletro che prima era imprigionato, aveva un significato per me, è come se era una persona. Poi di qua c'è un'altra spiaggia che anche questa non è molto decorata. La zona giapponese, la zona giapponese. La zona giapponese invece Con il muro giapponese. Sì, è molto stretta e bisogna rifarla. Però è carino questo muro, a me piace. Sì, qui si sta crescendo. Qui sta crescendo un albero di soldi.
Perché? Come funziona? Noi funziona abbiamo... che quando trovate una buca con... luminosa. Sì, una buca luminosa, potete prendere... Aspetta, quel... si scava. Sì, si scava. Si raccoglie il sacchetto di soldi sì, e non si ripianta. E si ripianta, se no ci mettete tutti i soldi che volete. Sì, si possono moltiplicati per tre. Aspetta, si mettono altri soldi, poi si richiude la buca e nascerà un albero di soldi che però darà i soldi una sola volta, sì. Ok? Moltiplicati per tre, cioè la vostra cifra. E alla fine moltiplicata per tre. E alla fine l'albero si può vendere. Alla fine sì. Si utilizza qui, una volta sola. Qui ci sono le viole e c'è pure una viola blu che è cresciuta molto carina, oggi. Bella. E di qua quando vedete queste stelline per terra, invece bisogna scavare e trovare i fossili sì, o altri oggetti. O altri oggetti che avete scavato, che avete messo voi. Ok. Con il nuovo aggiornamento che è uscito domenica scorsa, praticamente hanno aggiunto dei fuochi d'artificio che ci sono solo di domenica e la possibilità di sognare. Quindi il vostro personaggio va sul letto e può sognare e viaggiare in altre isole di cui devi conoscere dei codici. Ora vi facciamo vedere. Però quando ritornate, quando andate in quell'isola, devo togliermi i vestiti, mi sembra. Non lo so, aspetta, sto per via. Ok, calme. Ok, ora vi facciamo vedere come si fa un sogno. C'è Sonia. E ti dice tante cose. Okay. Qui ti spiega, qui puoi condividere il sogno. Ok. E qui sogni da sola. Ok. Ci serve una connessione a internet. E poi ci serve un codice sogno. Noi il codice sogno l'abbiamo preso da una video. Ragazza di cui metteremo poi il link al video nel box informazioni. Sì. Ok. Ora si connette a internet e andiamo nell'isola di un'altra youtuber. Di una youtuber. È un'isola bellissima a 5 stelline. Sì, noi l'abbiamo già visitata. Okay. La sua isola si chiama Lightning Way. Aspettiamo un pochino che si carica. E abbiamo deciso di vedere la casa sua invece che l'isola. Ok, eccoci arrivati nel sogno. Ci siamo svegliati nella sua isola. L'inizio l'ha un po' modificato. Mi sembrava. Qui possiamo fare tutto, ma ci dobbiamo ricordare che essendo un sogno non possiamo prendere niente dall'isola. Sì. Come vedete, molto carina. La sua casa è di qua. E questo è il suo bellissimo giardino. Bello con le rose blu, molto bella anche la casa. Sì. Si può andare a trovare? Sì. Questa è una... è l'entrata di casa sì. Sua. E ci sono un po' di cose. Ok, questa è la sua bellissima casa. Vediamo le altre stanze. Ecco, questa è un'altra stanza. Con il letto. Molto carina. E tutta rosa. Bella, belle le pareti. L'altra stanza ancora. Carina. Sì, è tutta in tema spazio. Sì. Ok. Andiamo a vedere l'altra. Ecco. Wow. Questa è una stanza tutta con i vestiti. Dove ci metti i vestiti. Carina.
Ha tantissime stanze. Ha tutta la casa completa. Wow, qui ci sono altri È il vestiti. vestito di Sailor Moon. Ah, questo piacerebbe a tua sorella. L'ultima stanza è quella centrale. E questo è il bagno. Bella, molto carina. A me Con piacciono tutte le le stanze tutte farfalle. chiare. Bella, bella anche la retina stella. Sì. Forte. Ok. Poi, naturalmente, se volete vedere la sua isola, vedete il suo video e vi darà il codice. Ora torniamo da Sonia per terminare il sogno. Eccola qui, Sonia, è davanti al comune? Sì, al centro servizi. Ok. Dovete dire, mi voglio Sì. risvegliare e vi risveglierete a casa. Un po' di pazienza con la connessione. E ecco come si è svegliata, tutta scomposta in maniera particolare. E eccoci a casa. E il sogno è terminato. Allora, Alice, ci vuoi dire che cosa ne pensi di questo aggiornamento? È proprio bellissimo, secondo me, è una cosa bella per le persone che vogliono andare in altre isole. E invece del gioco che cosa ne pensi? È Che carino. un bel gioco, no? Sì. Soprattutto per il fatto che fanno molti aggiornamenti. Sì, E molti al aggiornamenti prossimo belli. video faremo vedere i fuochi d'artificio. Sì. Ok? Allora Alice saluta. Ciao. Ciao a tutti e al prossimo video.